sezione, basta, abbiamo quasi finito, siete quasi liberi, poi chi può rimanere. Gli successi portatili. Abbiamo avuto il Game Boy, abbiamo avuto la PSP, abbiamo avuto il Game Gear, ma ci sono console tipo il Lynx, molto valido, però purtroppo abbiamo il PC Engine GT, che era un PC Engine portatile, che leggeva proprio i giochi del PC Engine, fantastico, però costoso e comunque oggi molto molto difficile da trovare, e le cui batterie duravano poco, anche quelle del Lynx la stessa cosa. Abbiamo il famoso Virtual Boy della Nintendo, che è considerato il più grande fallimento della Nintendo a tutt'oggi, una console che offriva un rudimentale 3D però diciamo su variazioni di rosso, quindi io l'ho provato e devo dire che mi sono divertito, non c'è verso a comprarlo perché ho scommonte, quindi non è, cioè, nel senso, non è possibile, pochissimi giochi, un grande fallimento, però era interessante, una volta tanto hanno provato a fare una cosa proprio particolare e non gli andava bene. Scusiamo, dopo 10 minuti ti bruciava gli occhi, però. Ma dipende, io ho provato un po', sinceramente, col casco del Jaguar, già di più, ma perché in effetti è molto più avanzato, cioè i visori sono buoni, questo veramente era molto più rudimentale. Il rosso era fatto apposta per non dare gli occhi, il colore rosso, sì. Andava, infatti, sommergibili e tutta la roba lì, la roba scura, dove ci devi stare tanto tempo, utilizzi sempre il colore rosso. C'era una voce in questa foto. Sì, no, no, il creatore del Game Boy fu lo stesso che fece il Virtual Boy e se ne assunse la colpa. Il creatore del Game Boy, Campei, io poi fece il Virtual Boy, se ne assunse la colpa e poi lasciò Nintendo. È un carino moderno. No, però insomma, però devo dire, secondo me era una cosa molto coraggiosa aver fatto una macchina così, purtroppo. Questo è il successore del Game Gear che conosco in poi perché da noi in Europa non è mai uscito. È il Nomad. Il Nomad è un console portatile che legge i giochi del Mega Drive, in questo caso, cioè, del Genesis, perché uscì solo in America. Molto carina, sinceramente, permette anche di potersi attaccare al televisore e di attaccarci un secondo controller, come fosse proprio un Genesis, quindi un Mega Drive portatile. Carina l'idea, però... spia accesa, batteria... Sì, ecco, scazza. Il problema è che tutte queste console qui, tolto il Game Boy, consumavano batteria. Il Virtual Boy non ne ho quale idea, anche perché è più una console quasi fissa, perché sono appoggiato a un tavolo, non ci giochi. Ma le altre, Lynx, Game Gear... Se invece che lo portavo, comunque tu sai, ci vuole il Virtual Boy. Ah, c'è. Ma andiamo a 10 euro, perché? Sei file stilo. Oppure attaccata alla corrente. Sì, ma con un alimentatore che va a comprare a parte. Ah, ok. Poi abbiamo, io credo, la più schifosa su questa lista, che è il GameCon della Tiger. Quelle faceva sapere i giochi LCD, no? Fecero una console che permetteva anche delle aveva il touchscreen col PDA, cioè faceva da PDA. Aveva delle, mi sembra che andasse anche su internet un qualcosa in America, da noi non è mai arrivata. Ma aveva un processore lentissimo, era una cosa improponibile, e ebbe un insuccesso mostruoso e giustificato, peraltro. Questo è il Neo Geo Pocket, uscito solo in Giappone, il Pocket. Questo è il Pocket Color, che è arrivato anche da noi. Purtroppo era una buona console portatile, ma contro Nintendo non ce la poteva fare. Questo è sempre il Color, un'altra versione. Arriviamo in fondo. Questo è il Wonderswan della Bandai Color, anche questo è uscito solo in Giappone, qui vediamo un Final Fantasy sopra, tra l'altro. È uscito solo in Giappone, anche questa buona macchina però, e non ce la faceva contro. Questo è il GP32, è della Game Park, è una console coreana, arrivata però anche in Europa da noi, tra l'altro ce l'ho. È una console indipendente, permette anche di far girare emulatori, eccetera, ma anche una sua linea di giochi. Interessante, secondo me era una buona console, purtroppo che questa è rimasta comunque sconosciuta ai più. Tutto da noi, Dio. Questo è l'Engage, che qualcuno di voi conoscerà, è più famoso come telefono e che come console, però in effetti era una console, no? Che l'ha preso come console, ha venduto comunque 3 milioni, ma più che altro mi usa come telefono, che come console era un po' scomoda. Anche come telefono è un po' scomodo. C'è chi dice che ricordasse un Tao, o da noi un Winner Tao, quindi dell'Agita. Questo è il Tupperware Zodiac, che era una console portatile molto interessante, uscita nel 2003 se non mi ricordo male, molto potente, però anche questa purtroppo non ebbe mercato, non ce la fece. E in tempo recente abbiamo la povera PS Vita, che purtroppo sta finendo malissimo, ahimè. Io tra l'altro sono un recente compratore di una usata e mi piace anche, però ammetto che capisco perché compro io. Ma adesso arriviamo all'ultima cosa, perché noi abbiamo parlato della nostra portata, ma parliamo di Gizmondo. Che cos'è Gizmondo? Benvenuto a Gizmondo, nel mondo del Gizmondo.
giusto. This is the story of the bumblebee. Its wings are too small and its body too big. According to all principles, it's too heavy for its wings. It just can't fly. But no one has told this to the bumblebee. So it flies and flies. He doesn't care much about principles, do you? Ecco il Gizmodo. Quindi, benvenuti nel mondo del Tiger Telematics Gizmondo. Che cos'è questo Gizmondo? Questa è la console portatile meno venduta di sempre, probabilmente, in assoluto. Ma è una console interessante, perché io ci sono arrivato per caso anni fa, e devo dire che ha il suo perché. Allora, qui potete vederla. Questa è la sua custodina. Eccolo qua il Gizmondo. E questo qui. Allora, il design, come avete visto, è particolare, è un po', insomma, non è. Il design, lo sapete chi l'ha curato? Io non lo sapevo. Questa appunto è di questa azienda svedese, la Tiger. Non c'entra niente con la Tiger. Questo personaggio, che okay, è un certo Rick Dickinson, qualcuno lo conosce? No, dice chi è questo Rick Dickinson? Rick Dickinson è un... Un designer è quello che ha fatto lo ZX80, cioè proprio la formula, cioè il design dello ZX80, dello ZX81, ha collaborato veramente alla forma della tastiera dello Spectrum. E ha realizzato anche il Sinclair QL. Quindi è uno, non l'ultimo arrivato. In effetti il design del Gizmondo è particolare, non è brutto, secondo me. Eccolo qua, quindi lo vedete, è un po' più piccolo che nello schermo, veramente, però insomma, comunque è questo. Gizmondo portava con sé grandi promesse, era potente, era versatile, costava abbastanza, però in realtà ne esisteva, diciamo, avevano avuto delle idee piuttosto rivoluzionarie per l'epoca. Uno poteva o pagare la versione normale, se non mi ricordo male costava parecchio, mi sembra sui $400 può essere, mi sembra, potrei sbagliarmi, ora non lo vedo, il prezzo. Questo è un negozio in Inghilterra, in Regent Street, se non mi ricordo male, qualcosa del genere. E dopo vediamo anche un chiosco americano. Purtroppo fu presentata in modo comunque abbastanza interessante, cioè abbastanza sontuoso, facevano party, inquinitavano giornalisti, cose varie. Però tutta una serie di motivazioni, non c'entra neanche tanto il Gizmondo di per sé, la mantennero piuttosto lontana. Una delle poche case ci credette, noi guardiamo due trailer di due giorni. Questo gioco qui è Jenson Button Street Racing. Jenson Button era uno dei dei volti dietro al Gizmondo a livello di pubblicità. Praticamente è una console che è molto potente, vi assicuro, che, cioè sembra, sinceramente è tanta roba.
ha una CPU Samsung ARM 9, un processore che va a 400 MHz, parliamo di 2005, aspettate, questo ve lo dico, faccio vedere dopo. E ha, soprattutto ha come scheda grafica una Nvidia GeForce 3D 4005. Cioè, a differenza delle rivali dell'epoca, soprattutto la PSP che è contemporanea, questo aveva una scheda grafica molto avanzata, era di base era più potente. 1.000.000 di poligoni per secondo, 128 MB di RAM, 16 bit, 64 MB di ROM, aveva il Bluetooth, insomma, un sacco di roba. La JPEG camera, appunto si poteva mettere la SIM card come avete visto prima, solo per mandare messaggi però non per telefonare, non era l'engage, anche se doveva uscirne uno successivo e supportava anche quello. GPRS, SMS, MMS, WAP 2.0, eccetera eccetera. E anche la modalità di volo, perché comunque essendo un mini telefono. Praticamente costava parecchio, però c'era una versione a prezzo ridotto che era uguale a quella vera e propria. Però praticamente loro avevano pensato questa cosa degli smart card, in pratica a te ti arrivavano, guardate, il direct marketing, cioè in pratica ti arrivava sul Gizmondo delle pubblicità che dovevi vedere, e a volte erano legate a praticamente offerte magari che potevano fare vicino a te, ti compariva sul GPS magari il negozio dove facevano l'offerta. Era una cosa in teoria, era abbastanza avanti con tempo, cioè era molto... Qual è il problema? Questa cosa qui però non entrò mai veramente in produzione, perché poi furono interessati a questa cosa e morì prima che entrasse in produzione. Quindi in realtà chi comprò l'unità a prezzo minore e acquistò non si beccò mai. Cioè, quindi in realtà, vabbè, quindi di fondo vinse due volte. Però come idea, vedi? Ti fa vedere, per esempio, il tuo negozio, il negozio che vende la 7-Up più vicino a te, vedi? Ho fatto un esempio, no? Queste sono delle pubblicità che dovevano convincere chiaramente gli sponsor. Sì, erano uguali. Deve arrivare abbastanza pubblicità, molto probabilmente. Sì. Allora, il Gizmondo ve lo faccio vedere acceso. Qui si parla di... La cosa interessante del Gizmondo è che ha delle feature che sono veramente uniche. Io sono rimasto colpitissimo, non mi sarei mai aspettato. Innanzitutto ha il... praticamente ha una cosa che la PSP non aveva, che ha ora la PS Vita, il come si chiama? Il touchscreen non ce l'ha, il movimento, il giroscopio, scusate, non è venuto un attimo di vuoto, ha il giroscopio e ha la vibrazione, cioè ha il rumble, i joy supportano la vibrazione, ce l'hanno, e ha il giroscopio come i giochi moderni essenzialmente, quindi poi Mongo dei tempi antichi, insomma, no, nel senso, vabbè, era ancora in fase di studio, però delle beta ci sono. Che praticamente, come potete vedere qui, appunto, come diceva lì, si può sentire musica, ora vi per dire, no, vi posso mettere MP3. Questa è la una suona di Batman, di Tim Burton. Ora, qui il volume sembra basso perché è partito adesso, la si riesca a mandarla avanti, non mi ricordo come si fa. Eccolo, ce l'ho fatta. Insomma, per essere un portatilino, i speaker non sono tanto male. Ce l'aveva già con le cuffie? Sì, certo. Ah, sì, sì. Ah. Legge l'SD, che non è poco, e che appunto qui possiamo sentire appunto un po' di... o questo magari si... se ti piace di più. Cioè, giusto per dare un'idea. Cioè, per farvi... cioè, come aggeggio a livello coso, a livello multimediale, è un vero oggettivo. Cioè, se sentite, insomma, il coso audio è abbastanza forte. E poi c'ha delle... ci si può convertire sopra i filmati, cosa tra l'altro ho provato a fare e funziona. Per dire, questo è, per chi lo conosce, è
è True Survival di David Hasselhoff, la non sono anche un Fury, film che è uscito. Chi si vuole avere questo caso? My job. Esatto. Cioè, per dire la serie. Che film? Sono messi piano, magari. Sì, perché ora insomma io li faccio fare cose più complesse di che. Ecco, ora cosa la fa, diceva. Non so se ce la fa, Dai. Questo video l'ho convertito io e funziona. C'ha un suo formato abbastanza normale. Ce l'hai con le mani. Differenza del CDI. Ma dentro CDI, guarda. Cioè, è un aggeggino, però sinceramente è interessante. I giochi hanno una bella grafica, cioè sono fatti bene, ma bene veramente. Cioè, io sono rimasto colpitissimo, pochissimi, mi sembra un 14, no? Questo è l'unico originale che ho, non ho la scatola, questo qui. Questo è su scheda SD, cioè una specie di TV. Siamo a poi Ping Pong 2005, vedete? È una scheda SD stazionale? No, alcune, cioè, supporta anche il braccio del MC5, volta SD. Ma non si scarica la vita, non si certo si può, certo, io infatti ho messo tutta la libreria di giochi del Big Mondo di sopra, compresi un sacco di beta se stava provate. Ora quello di dietro alla pasta un po' rovinato da sistemare ancora, va un po' ripulita, però vabbè. Era in condizioni terribili perché a quanto pare se lasciate per un po' per toccarli si incolla la base, si va un po' ripulita. Però dando il pulito è un aggeggino, come potete vedere, se provate a vedere anche un gioco, per dire, i giochi sono fatti parecchio bene, tanto c'è anche FIFA tra le varie cose, c'è SSX3, insomma ci sono diversi giochi usciti fatti bene. C'è anche Carmageddon, la beta, non è mai uscito, ma è finito, è identico al gioco su computer. Io sono rimasto assolutamente sbalordito, dicevo, ma com'è possibile che quest'aggeggio riesca a fare? Se ci pensi bene, si va a 400 MHz. Capito? Cioè, è come con un GameCube. GameCube, cioè, nel senso, è una console portatile veramente forte. Resident Evil 4. Ora vabbè. Comunque considera non solo la scheda grafica, cos'è, ma che deve gestire uno schermo con pochi punti. Sì, esatto, quindi capito. Quindi è forte. È molto di più, cioè, in realtà, più che in più. Oddio, quanti punti ce l'ha qui? Non lo so, come dimensione sembra uno schermo di 500 per qualcosa. Sì, faceva il 480 più che lo per dire, no, guardate. Questo è SSX3 delle A. Guardate come gioco, io insomma fai un po' voi, però. Guarda che c'è. Guardate pure da lui. È abbastanza forte. Cioè, se considerate è un titolo di lancio. Questo non si può vedere. Cioè. Arriva. Che è tardi? Mi sa che. No, non lo so più niente. Porca voi, ragazzi, no, guarda. Anzi, bisogna chiudere, scusate. Esagerato, non avevo visto l'ora. Vabbè, comunque, finendo il discorso. Purtroppo il Gizmondo fallì su tutta la linea. Un po' per la concorrenza, un po' per il prezzo, un po' perché uno dei suoi creatori, Ericsson, era coinvolto nella mafia svedese, varie cose, rimane famoso per aver distrutto una Ferrari Enzo in California, questa poi fu arrestato, insomma varie cose. È stata nel 2007 additata come la peggior console di sempre. Sinceramente non sono d'accordo, cioè dopo aver visto cosa poteva fare, era un bel oggetto, purtroppo non ha avuto il successo sperato, anzi tutt'altro è venduto meno di 25.000 unità, che potete immaginare, o nulla. Oggi come oggi si trova poco, ma se si trova sempre a prezzi accessibilissimi, che ne frega a nessuno.
è un bello oggetto, sinceramente una cosa interessante è che, come dicevo, supportando il giroscopio erano stati previsti dei giochi che sfruttavano la realtà aumentata. Io ho provato delle beta in cui proprio si esplorano per esempio dei labirinti eccetera, e sono fatti bene, ancora non erano usciti, ma come è morta, quindi sta cosa sta. Però per esempio i giochi con la vibrazione invece funzionano, per dire, la PS Vita non c'ha la vibrazione, sono rimasto, la PSP non ce l'ha, non so. Questo per esempio ce l'aveva, cioè mia boss, era un affarino del 2005, niente, quindi che dire, io diciamo direi che siamo arrivati ormai praticamente in fondo, chi vuole rimanere a dare un'occhiata chiaramente? Qui chiaramente avete visto insomma, poi i vari problemi del Gizmondo, ma purtroppo c'è poco da fare. No, ready, set, go! Alla fine. Ci sono i ringraziamenti a persone che mi hanno dato aiuto durante la cosa. E niente, io vi ringrazio per aver assistito a questa cosa qui, se volete rimanere un attimo per dare un'occhiata a qualcosa, c'è cioè poi tanto. Ma un applauso per Federico. Quasi possibile, guarda, veramente. Appunto, forse ho toccato anche troppa roba. Il problema qual è? Che purtroppo queste macchine qui andrebbe fatta una serata su ognuna, e ce ne sono ancora, come avete visto lì ce ne sono tantissime. Nel senso, quindi, e non abbiamo toccato computer, perché computer ancora non si toccava niente, negli anni 80 c'erano un po' di computer di star successo anche negli anni 90. Purtroppo ce ne sono tante, ci vuole tempo, ci vuole pazienza, però insomma. Secondo me queste macchine alcune hanno meritato, altre un po' meno. Dipende un po', chiaramente pregi e difetti, dipende un po' insomma, da tutti. Insomma.